Ok, ragazzi e ragazze, abbiamo deciso di fare un ritorno qui ad Arola. Siamo stati una settimana fa. Allora, abbiamo deciso di ritornare ad Arola. Pochi giorni fa ci siamo già stati insieme agli altri ragazzi, ma quando siamo tornati a casa abbiamo rivisto le immagini e ci siamo accorti che c'è tanta roba. Avevamo bisogno di un approfondimento, quindi siamo qui. Siamo di nuovo qua. Vediamo se riusciamo a approfondire. Colazione col Riff perché è mattino, dobbiamo cercare di far combaciare tutti i tempi e gli impegni e quindi spegnete le luci ed entrate con noi nell'indagine, Nell'indagine. anche se è mattino. Ok? Dai, si inizia. Andiamo. Vabbè, già prima ho sentito una voce. Sì, una voce mi sembrava di. Maschile. Sì. E di cosa stavamo parlando? Di cercare le cose, trovare le cose. Sì, Che non che non trovavo trovavi il recorder. il recorder. Nonostante io sia ordinata su queste cose, so dove le metto, non lo trovavo. E poi, quando non lo cercavo più, l'ho trovato. Dove avevo già cercato. Come sempre. Come sempre. Già Siamo che tornati. sì, vai. Qualcuno vuole comunicare con noi? Qualcosa. Una voce. Qualcosa. Di là. Sì. Sì, verso quell'angolo lì. Sì, anche io Qualcuno dove l'ho sentito prima. cortesemente vuole comunicare con noi? Puoi farlo muovendo degli oggetti, spostando, facendo rumore anche, facendo illuminare gli strumenti. Quegli strumenti che conoscete già perché molta gente viene qui. Io. Risolvere. No, ma proprio ma di brutto. Dove? Cioè io da qua dalla mia prospettiva l'ho vista passare tra lo spigolo della porta e lo spigolo della piglia. Ma Ah, quindi vicino. una massa bianca, forte, grossa. Sei qui con noi? Quale? Capa tua, Il Melmider? scusami, il capo dolce lui. Sei qui con noi, puoi avvicinarti per farci capire che sei qui con noi e vuoi comunicare con noi? Abbiamo sentito la tua voce, l'abbiamo registrata due volte, due voci femminili, sembrano. Proprio nel video si sente, se a un certo punto mentre parliamo si sentono. Si Ah! sentono, sì. Sì. Fuori. Di là, sempre di là. No, Ma è Mari. Mari di qua. Ti prendi dov'è? Noi abbiamo sentito alla nostra sinistra. Sono immobile io. No, ma è di qua, era di qua, non di là. Era di qua come l'altra volta. Qui. Cioè,
C'è qualcuno? Cosa avete sentito? È un tonfo. Un tonfo. L'ho sentito anch'io, pensavo che eravate no, dentro. No, ok, tra l'altro qua non ci sono. Riprendi bene, Marci, non ci sono pietre. Non c'è niente che possa somigliare a un tonfo. No. Io l'ho sentito dentro, pensavo foste voi. No. Puoi camminare? Puoi calpestare il fogliame che è qui? Qualcuno respira? No. Sospiro. Sospiro? Sempre di qua? Sì. Se c'è qualcuno può fare un rumore come fatto poco fa, per favore. Uccello. Puoi provare a dire qualcosa? Madonna, ma di bru, sì, grazie. Forte. Ma qua? Non lo sentivo. Oh, più non co- però. Io ho sentito proprio di nuovo. Cioè, non capisco se sono rumori. Se sono rumori provenienti da altro. Era troppo vicino. Questo era troppo vicino. Cioè, era lì più o meno. Sì. Puoi far illuminare lo strumento che ha loro in mano? Siamo qui solo per riuscire a documentare, a capire. Oh, qua. Se c'è un con... No, ok. No. Di là? Sì, un vocalizzo maschile, fortissimo. Di là o dietro? Dentro le mie spalle. Ok. Ti giuro, i brividi. Proprio okay. Dietro le spalle. Bene. Io l'ho girata così. Che poi quando li senti così vicini è come fossero accompagnati da una sorta di... Te la senti addosso la voce, sì, okay. Se riesco a spiegarmi. Sì, sì. Senti l'energia, come a... Sì. Nella villa. Però era alle spalle. Un uomo. È la voce che ha sentito prima Marcello. Io solo, solo voci maschili adesso. Marci, sì. Però abbiamo registrato anche... Bene, voci. Tanto il recorder è di là. Sì. Quindi siamo solo qui, non vogliamo disturbare o quant'altro, vogliamo solo capire se c'è la possibilità di mettersi in contatto con chi non è più da questa parte, cioè non ha più vita terrena, ecco. Noi lo chiediamo molto umilmente. Ma rispondono. Cosa dice? Sì. Adesso dice. Grazie. Lori ha detto, lo chiediamo molto umilmente. Sì. Quindi potete avvicinarvi. Però questo non era un uomo, eh? Ok. Era molto flebile. Ok, io ho visto un uomo. Qua. Però non so se era un riflesso di luce. Di nuovo. Ma dove? Però là. Ma no, ma c'è qualcuno. C'è qualcuno? No, c'è qualcuno. C'è qualcuno. Ma chi? Però non capisco perché a volte il rumore è lontano, a volte è vicino. Ma non c'è niente fuori, mo. Sono più terrorizzato ora che di notte, mi credete? Veramente. Ma continuiamo a sentire dei tonfi. Puoi avvicinarti a noi e agli strumenti, se ti avvicini a noi che abbiamo gli strumenti, riusciamo a capire che comprendi e che vuoi metterti in contatto con noi. Comunque questa è Tommasina, ma lì ce n'è un'altra. La mia. Ok, piccola interruzione, ma siamo tornati.
e Lori sono andate un attimo nella cripta perché abbiamo sentito... Abbiamo sentito un rumore, quasi tipo una pietra spostarsi. Allora sono rimasto qui un attimino nella chiesetta. Siamo noi, eh? Sì. Vittoria e Teresa, siete qui? Se, anche se una, solo una piccola parte della vostra energia è qui, potete usarla per illuminare gli strumenti? Provare a dire qualcosa. K2. K2? Yes. Yes, yes, yes. Sei qui con noi? Anche sì. Tu, Lori. Lori, bene. Anche il tuo. Bene. Teresa e Vittoria. Teresa e Vittoria, siete qui? K2 ancora. Bene. Grazie. Quindi vuol dire che riuscite a sentirci. Puoi darmi una conferma? Puoi darci una conferma della vostra presenza facendolo illuminare ancora? Nel meter niente. Però tra l'altro stavo proprio pensando che ha reagito qui, sì, prima un esatto, pochino. Sì. All'entrata. Sei qui, siete qui. Aspetta, dove sono. Lori comunque vedeva sempre le masse anche l'altra volta. Cazzo, anch'io prima lì. Anch'io e anche qua. Marci, ma anche nelle indagini precedenti. Teresa? Vittoria? Oh, sì. Mamma mia. C'è qualcuno che vuole mettersi in comunicazione con noi, per favore? Cos'è? 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 Anch'io ho sentito. No, ma qui c'è qualcuno che ci sta prendendo... Grazie! Tum. Sì. Non c'è nessuno, Marci. Riesci a battere di nuovo tre colpi come hai fatto adesso? Cazzo, era tum. Sì, anch'io ho sentito. Mi ricorda il regista, quindi... Ci fate sentire un altro rumore, per favore? Poi avvicinate gli strumenti. Io riprovo, eh. Toccarli. Siete qui. Se li toccate, loro si accendono e noi capiamo che ci state ascoltando. Teresa? Vittoria? Colpo? A meno che non è Mari. Ma cosa tocca di là Mari? No, ferma. Colpo. Colpo, ma... No, Mari in mezzo lì. Io ho sentito un altro colpo. Anche noi. Sì. Con chi è che stiamo parlando?
Chiunque esso sia, ringraziamo lo sforzo che sta facendo per fare questi piccoli rumori. Se c'è qualcuno, puoi far illuminare lo strumento. Voce lontanissima. Sì. Non riesci forse? Un lamento. Ok. Hai un altro modo allora per provare a metterti in contatto con noi? Spento. Ok, K2. Ok. Mi ha spento qua. Adesso non può essere... No. Siamo tutti in aereo. Ci stai provando? Avvicinati ancora. Magari sono buone energie che passano, vagano... Ah, sì. Come per dire, magari lasci lo strumento qui un mese e ogni tanto capita qualcosa. Certo. Hai visto come funziona, come si illuminano queste luci? Col tuo passaggio? Devi provare a concentrarti e mettere la tua energia dentro questi strumenti. O nel modo come meglio preferisci. Una massa di nuovo. E io sto riprendendo io di là, eh. Giuro, lì dietro. E io ho sentito. Andiamo qua. Lì, ragazzi, andiamo a raggiungere quella lapide di quella tomasina. Quando avete sentito il colpo, io ero ferma lì. L'ha dato la messa? Sì. L'ha dato qui. Tanto il recorder è dentro, no? Il recorder è tanto se, come se... Perfetto. C'è qualcuno davanti a questa lapide? C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? Puoi passare di nuovo? Allora, ti abbiamo sentito lievemente, visto qualcosina, puoi essere più forte anche. Potete essere. Se siete più di uno spirito qui, provate a unire le forze. Rumore. L'hai sentito? Melmeter. Grazie. Rumore e poi Melmeter. Ok. Bravi. Grazie. Grazie. Potete rifarlo, per favore? Per piacere, potete ripassare e toccare gli strumenti? Non l'ho visto. No, 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 parla. Forse il K2, ma anche prima. Potete toccare anche le nostre mani. Ok, è qui. Grazie. Grazie. Avvicinatevi, toccate. Tutti e tre. È qui in mezzo, a noi. Nella Madonna. Insieme. Grazie. A noi. Sei qui con noi, ok. Grazie. Grazie. Sei una donna?
Se sei una donna, accendi di nuovo, tocca di nuovo gli strumenti. Questo è stato veramente, cioè, adesso non fa più nulla. Sei un uomo? Ok, inizio sessione con la Ghost, vediamo l'ultima parte, dai. Allora, proviamo a chiedere agli spiriti, tutti gli spiriti che sono qui, in questo momento di unirsi come hanno fatto prima, che hanno acceso, hanno fatto reagire gli strumenti, e provare a parlare, dire qualcosa. I loro nomi, un ricordo. Normalmente io faccio appello anche a demoni, probabili demoni, spiriti richiamati da qualche messa nera, anche a questi, se volete farvi avanti, anche se vi muovete nell'ombra, nel buio, e oggi è mattino. Ciao. L'ha detto Vizio. Ciao. Vizi, ciao. L'ha detto. Sì. Al Vizio. Sì. Vizio. Ciao. Qualsiasi tipo di energia. Parcheggiato là. Hai parcheggiato là. Non con la macchina perché... Oh. Beh, cioè, ragazzi. Il K2 ha fatto tipo il ventaglio. E poi è arrivato al Melmita. Di nuovo, K2. È passato qui. Insieme. Tutti insieme, sì. Sì. Tutto insieme. Le illuminate insieme. Rifallo? Alba. Sì, grazie. L'hai rifatto? Tutte e due più meglio. Quel riforo l'hai rifatto. Grazie. Puoi dirci come ti chiami? Ragazzi. Sta avvenendo qualcosa di fenomenale. Si accendono i K2. Quasi in contemporanea per poi andarsi ad accendere il Melmeter. Puoi rifarlo? Passi qui davanti? Così. Come prima. Passa in mezzo a noi. Passa qui in mezzo. Prova a camminare anche. Ci vuoi il K2 da tenere lì? Casomai... Ah. Prova a camminare di nuovo in mezzo a noi. Di nuovo, grazie. Bravo, bravi. Provate a dire qualcosa. Dateci la conferma che ci state ascoltando. Sei del luogo? Conosci il luogo? Sei del luogo? Non te lo dico. O di che luogo sei? Oh, ragazzi, io sento un freddo della Madonna. Anch'io. Molto freddo. Mi è arrivata una folata. A me c'è del mio figlio. Ma ti dico, mi è arrivata una folata. Sì. Sì? No, io freddo. Ma qui? Parti! Uguale, sei sembra a lei. Aspetta. Non me lo dici se sei del luogo? Quindi cosa cerchi
sentirci, di comunicarci. Perché non vuoi dirci da dove provieni? Ma... Che c'è? Io sento parlare. Sì, anche io. Là? In quell'angolo lì? Ah. Ma qui suona sempre con... con intenzione. Avanti, dici da dove provieni. Sei di questo luogo, di questo paese. Cosa ha detto? Cerca di... No, sembra da lontanissimo. Sì, molto lontano. Eri straniero? Freddo. Magari vuole solo semplicemente mettersi in contatto con noi, ma non è, non conosceva il luogo, non è di Trino, non sei del, del, non eri del posto? Vuoi solo metterti in, in contatto con noi? Vuoi rispondere sì, no? Forse. Se non vuoi metterti in contatto con noi, fai illuminare di nuovo gli strumenti. Ok. Hai illuminato? Sì. Non vuoi parlare? Allora se non vuoi parlare con noi, non parlare con noi. Di nuovo, marci! Fai in posto d'altri, fai comunicare con noi qualcun altro. Ma Filippa di brutto. Rosso. Cosa sei? Ma ci stai prendendo in giro? Rispondi. Stai probabilmente nascondendo qualcosa. Una realtà forse che noi non capiremmo nemmeno. Allora te lo richiedo, se non vuoi parlare con noi, fai illuminare di nuovo gli strumenti. Dopo che ha detto che non voleva più comunicare, non ha più fatto niente. Ci sei ancora? Ci sei ancora? Sei stato richiamato da qualcuno? Sì. Ma non ho richiamato di qua, ho richiamato di là. Se n'è andato, forse pensa Lori. Ok, c'è qualche altra entità con la quale possiamo metterci in contatto? E se... Che non sia un disturbatore. Ti prende in giro. E gli... Elisa? Sembrava Elisa. Qualcun altro vuole mettersi in comunicazione con noi? Vuole parlare con noi? Sì, K2. Puoi illuminare anche questo. Che copro Lori. È lì proprio da tanto. No, ma ti dico che io sento un... cioè di colpo, dopo che il K2... Cosa dopo che il K2 scarica tu senti freddo. Sì, ma anch'io, sento delle mosse d'aria fredda. Siete vicini a Marcello e Maria? Che passano, vero? Anche nelle gambe. Sì, sì, fornate d'aria fredde. Adesso ad esempio non ho più il naso freddo come 5 minuti fa.
5 minuti fa, proprio come se quando esce al mattino, quelle, giorni, quelle mattinate invernali. Sì? Sei un'entità potente, lo sai? O siete entità che potete generare molta energia? Sì. Gale. Provate a, a ripetere una delle parole che adesso io, Lorio, Mari possiamo, potremmo provare a dire. Prova a ripetere giorno. Lei si sposta, io sto girando apposta, seguo la notte fredda. Va bene. Quindi niente, non vuoi più darci nessun segno. Dai, allora possiamo andarcene? E tu resterai, voi resterete qui? Tutto tace, anche là. Sono la... Dai. Venite. Boh. Va bene, facciamo su e ce ne andiamo. Ok, Riff ha appena terminato l'indagine. Sì. Siamo al cimitero di Darola. Direi che è andata benissimo anche oggi. Sì. Siamo tornati per... perché nell'ultima indagine che abbiamo fatto, come abbiamo già detto all'inizio del video, avevamo trovato già qualcosina, voci, rumori, sensazioni, tante sensazioni qui ad Darola, tantissime sempre. Sì. E secondo me è ancora andata meglio dell'altra volta. E ancora sì, anche secondo me. Vero? Sì. Va bene. Analizzeremo tutti i dati. Lasciamo riposare il cimitero. Il cimitero. Sì. Anche perché e le sue anime. Per un po' non ci vedremo. Sì. Per un pochino, dai. Per un po' no. No. Va bene. Grazie mille che ci seguite. Sì, sì, seguiteci. Grazie agli iscritti sempre. Tantissimi stanno aumentando abbastanza. Sì. Non avrei mai creduto. E se vi va, lasciateci un commento. A noi piace rispondere. Sì. Noi sì, assolutamente. Siamo anche lì per rispondervi. Ok. Grazie di tutto. Ciao. Ciao.